finalmente è iniziato l'autunno e la prima avventura della nuova stagione la facciamo a Gardaland. Oggi andremo a scoprire e a provare tutto il cibo speciale che in questo periodo potete trovare nei vari punti di ristoro del parco, che per l'occasione hanno arricchito i loro menù con nuovi prodotti tematizzati. Quale sarà il più buono? Beh, restate fino alla fine. Bentornati a Gardaland, oggi primo giorno della nuova stagione autunnale. Si è concluso da qualche giorno l'Oktoberfest e il parco si è totalmente trasformato per il Magic Halloween con nuove scenografie a tema. C'è qualche nuova attrazione temporanea per il periodo di Halloween e in generale sono tornato al parco per godermi un po' questo primo giorno di stagione autunnale di Gardaland. Ci sono zucche ovunque, anche appese negli alberi. Oggi non è proprio la giornata migliore dato che piove, in realtà è previsto che in giornata il tempo migliori. Fa anche un po' di freddino, il parco infatti non è pienissimo, c'è poca affluenza, però questo è un bene per noi, vuol dire che riusciremo a godercelo meglio. Una cosa che vorrei fare per questa prima giornata autunnale è provare il cibo che Gardaland offre per questo periodo. Sapete che anche il cibo si tematizza durante eventi speciali come questo. E la prima tappa la facciamo all'antico feudo. Allora, c'è un po' di cibo a tema in realtà, anche per quanto riguarda la colazione, dolci, ci sono biscottini a tema con mostri. Io ho preso la ciambellina con la dentiera sopra, è un prodotto esclusivo di Halloween, ha un prezzo a parte rispetto alle ciambelle classiche, che sono queste, classica ciambellina al cioccolato. Il prezzo aumenta esclusivamente per questo, che è una caramella. Dentro ha questa cremina al cioccolato densa, molto buona, è molto bella da vedere, è buona, quindi per fare colazione, ottima. Qui nel ponte hanno messo una zuccona, è tipo un tappeto. Ce n'è più di una in realtà. Comunque, colazione fatta, una colazione molto cheap. Io non è che in realtà mangi tantissimo, già il fatto che abbia fatto colazione è tanto. Però adesso vorrei iniziare a divertirmi un po' e a fare qualche attrazioncina. In realtà è la mia prima visita a Gardaland da quando i corsari hanno chiuso. Quindi è una giornata un po' triste, tra la pioggia, il fatto che non potremmo fare i corsari e... Mi ci dovrò abituare. Intanto che siamo qui, iniziamo con Raptor. Un'esperienza devastante, ha iniziato a piovere nel momento in cui abbiamo fatto il drop, quindi durante tutto il giro erano tipo proiettili in faccia e sta tuttora piovendo, quindi direi che è arrivato il momento di rifugiarci per andare a mangiare. E quindi sotto la pioggia mi sono incamminato verso l'area medievale, dove mi aspettava Jack, per poter fare insieme una seconda colazione. In realtà per lui era la prima, ma non sapeva che io avevo già aperto le danze con la ciambellina, comunque. Questo cornetto è una delle cose più belle del food di Gardaland di quest'Halloween. Vero? Assaggio il fantasmino. Vai. Ci sta? Un zuccherino. Ah. Di cosa so? Crema pasticciera, probabilmente con colorante. Allora, il cornettino l'abbiamo divorato, era molto buono. Aveva questa crema che era tipo crema pasticcera, però col colorante nero. C'era il sangue sopra, che chiaramente non è sangue, però è tipo una crema al lampone. Però fa un bel contrasto. In generale è bello da vedere, buono da mangiare. Col cappuccino tematizzato. 2,40 il cappuccio, 1,90 la brioche, alla fine non è neanche costosissima come colazione, secondo me per iniziare ci sta. E tu non sai che questa in realtà è la mia seconda colazione del giorno. Non è possibile. Addirittura è la seconda. Ma capito? Come fai? Ok, io direi di dare dei voti al cibo che assaggeremo oggi. Partendo dalla nostra colazione, faccio conto anche della colazione che abbiamo fatto stamattina con la ciambellina, secondo me in tutto, considerando prezzo e cibo, darei un 8 più. Per quanto riguarda il pranzo o comunque cibo per i pasti più sostanziosi, al Merlin's Tube c'è qualcosina dedicata ad Halloween. Parliamo del Lord Stinco, che è il classico stinco servito con le patatine, una roba bella sostanziosa, quindi credo che per oggi io questa la salto. Non esageriamo adesso, facciamo il food tour, ma sicuramente sarà buono, ma non fa per me. Come ogni Halloween torna anche l'aperitivo infernale, che è una delle cose che io preferisco in questo periodo a Gardaland. Mi piace il modo in cui viene servito, è buono, quindi è una cosa che adoro, ma purtroppo oggi non è disponibile.
Vi ricordo che durante questo periodo, anche in giornate come queste, un po' piovose, uggiose, tutte le attrazioni funzionano, a meno che non venga proprio giù il cielo col tornado mega devastante, però in generale anche col brutto tempo tutte le attrazioni vanno, e nonostante siamo ormai in autunno anche le attrazioni acquatiche vanno, quindi Gardaland è completo al 100% anche durante il periodo di Halloween. Qui in piazza Mammut Blu Tornado quest'anno c'è questa mano gigante che qualche anno fa, ricordo, era in zona Jumanji, se non ricordo male. Comunque, per quanto riguarda il calendario, Gardaland Magic Halloween sarà disponibile dal 3 ottobre al 3 di novembre, e dal 18 di ottobre il parco sarà aperto tutti i giorni, quindi potrete venire quando volete, e il 31 ottobre farà anche una chiusura speciale, il parco sarà aperto fino a tardi per l'evento di Halloween vero e proprio. Prossima tappa, Fast Food Blu Tornado, che per questa stagione ha introdotto un nuovo panino, il Ghost Bun. Cosa c'è dentro? Doppio hamburger, bacon croccante, rucola, ketchup giallo, pane nero, formaggio Monterey, basta. Basta. Mi sembra bello zozzo, è bello pieno. È buono davvero. Un hamburger, no. Wow, allora, il panino è molto buono, è un contrasto di sapori interessante, nel senso che il ketchup fatto col datterino giallo è molto dolce, cioè il ketchup già di per sé è una salsa abbastanza dolce. Questa sembra quasi marmellata, è molto interessante come contrasto con la carne, il bacon. È un panino che sicuramente ci sta. Potete decidere di prendere solo il panino al prezzo di 10,90€, o eventualmente, se volete il menù, vi costa 15,40€. E devo dire che per quello che ho mangiato sazia abbastanza, è molto buono, quindi voto per il Ghost Bun 8. A me è piaciuto molto perché c'ha quel contrasto di dolcino con l'amaro della rucola, il pane molto morbido. Ci sta, eh? Intanto qui a Rio Bravo c'è il famoso pozzetto in cui fanno gli aperitivi. Purtroppo, come vi anticipavo anche prima, oggi non sono disponibili gli aperitivi infernali. Tra l'altro mi sono accorto che quest'anno hanno cambiato un po' l'estetica dell'aperitivo. Adesso ci sono le zucchette in plastica, prima erano zucche vere, scavate per poter mettere il bicchiere dentro, ma purtroppo per oggi ci salta. Ma non ci salta invece il piatto che ci attende all'Hacienda Miguel, un tris di sapori totalmente unici e diversi tra loro. Arrivati i tacos de los muertos, hanno un buonissimo profumo, mi ricordano molto la casa di Coco a Disneyland Paris. Sì, in effetti questo... sì, dai. Allora, ce n'è uno vegetariano con guacamole, pico de gallo e alumi cheese. Quello centrale, sour cream, cucinita bibil e coleslaw. Madonna, mamma mia. Praticamente cucinita bibil sarebbe un piatto tipico messicano, una sorta di pulled pork aromatizzato con i loro sapori. Ultimo ma non meno importante, chili, red cabbage e salsa manuelito. La salsa manuelito. Ok, è arrivato il momento di assaggiare questa bomba di piatto. Prima di mangiare vi avviso che potete prendere semplicemente il piatto al prezzo di 19,90. Se volete il menù 22,90. O se volete esagerare e fare la versione maxi di quello che vedete col menù, si aggiungono 2 euro. Ok, si aggiungono 2 euro. È la differenza nella versione maxi, quindi quella con 2 euro in più, è che ci sono le patatine e la bevanda in versione maxi. Pizzica piccante, sul serio? Buono però, bello fresco. Anche questo è buono, non è per niente piccante. E il pulled pork mi piace tantissimo. Allora, io inizierei assaggiando questo, che dovrebbe essere quello vegetariano. E Jack dice che è anche il più piccante, quindi... Madonna, sei piccante. Ma non mi aspettavo, vabbè, vediamo. Effettivamente è piccantino. Non è esagerato, però è piccantino. Poi c'è quello di mezzo, ha tipo pulled pork dentro. E questo dovrebbe essere il più buono. Per me sì, a me piace molto. Ok. Quindi sono curioso di vedere com'è. Molto buono. Molto molto buono questo. Manca l'ultimo, che è stata la delusione praticamente. No, non è delusione però. Questo cos'ha dentro? Il chili? Ok, quindi questo suppongo che sia anche il più pesante dei tre. Effettivamente sono tre sapori totalmente diversi. Ci sta perché mi dà la possibilità di provare tre gusti diversi. Secondo me il più buono è il primo, quello vegetariano, che è anche un po' piccantino. Non mi fa impazzire questo con il chili, effettivamente è un po' pesantino, ma è comunque buono. E questo qui con il pulled pork è molto molto buono. Però ripeto, il mio preferito è quello vegetariano. Ok, si inizia a fare un po' di fatica, perché comunque la roba da mangiare è tanta. È tutto molto buono, ma
io non sono abituato a mangiare così tanto, quindi inizio a fare un po' di fatica. Però anche la proposta dell'azienda Miguel, non male, è un ottimo piatto. Qui come voto darei un 7, perché comunque è quello che costa un po' più di tutti. Io preferirei spendere meno per mangiare altro, quindi non è tra le mie proposte preferite, ma è comunque validissimo. Quindi se veniste al parco, secondo me ci sta. Che ne pensi di questi tacos? Promossi? Promossissimi, ottima opzione. Sì, ci stanno. Tra le novità in ambito food ci sono anche dei nuovi gelati nella gelateria Western che ha aperto da poco qui a Rio Bravo. Io in realtà non ho ancora provato i gelati che fanno qui, sono delle bombe vere e proprie, quindi sicuramente sarà buono. Però hanno fatto anche la proposta per il periodo di Halloween, che vorrei provare, ma purtroppo non è ancora disponibile da oggi, sarà disponibile da venerdì prossimo. Qui a Rio Bravo l'unica cosa che non mi fa impazzire è il theming proposto per questo Halloween. Preferivo di più le scenografie che c'erano gli scorsi anni, le semplici fasce arancioni con delle ragnatele, qualche tocco di nero. Un po' più minimal, ma secondo me più bello. E nel frattempo che siamo a Rio Bravo, ci avviciniamo anche alla prossima tappa del nostro food tour, la focacceria West. Vedi che carino qui dentro, sai che io non sono mai entrato qui. Vero, no? Bello, molto bello. Qui potete trovare una focaccia un po' particolare. Con, non mi ricordo più, sicuramente glassa, crema di zucca, balsamico. Glassa di aceto balsamico, pancetta arrotolata, noci e... basta. E mentre che Jack assaggia, non mi ha ancora detto che ci ha raggiunto anche Mitch. Benvenuto. Buongiorno. Però lui ha già dato. Sono pienissimo. Vabbè, ma qui c'è spazio per tutti. Ok, intanto assaggiamo. Sembra molto buono in realtà. È molto buono in effetti. Proprio un'esplosione di autunno in bocca. Sì. Buono anche il contrasto della pancetta con la crema di zucca. C'è l'aceto balsamico sopra. Molto buono. E in realtà non è l'unico prodotto a tema che fanno qui alla focacceria, perché c'è anche la Creepy Crepe ed è una crepe viola. E oltre alla focaccia spettrale, che è quella che abbiamo provato noi, c'è anche un panino a tema Halloween. Quindi anche qui c'è davvero tanta scelta per questo periodo autunnale. Non male, non male. Questo secondo me è il prodotto più autunnale tra quelli che abbiamo assaggiato adesso, ed è anche quello che io prenderei senza pensarci due volte. È molto molto buona questa focaccia, quindi come voto qui darei un 9 pieno. Non mi sbilancio mai troppo a dare il massimo, perché secondo me c'è sempre margine di miglioramento, ma è comunque un ottimo prodotto. Un'altra novità dell'Halloween di Gardaland è il Tunnel Horror Breakage, che è una novità interessante perché è stata fatta in collaborazione con Phobos, che è un gruppo di escape room che c'è qui in zona, e alla realizzazione hanno contribuito anche gli amici di Parks Planet, quindi sono curioso di provarla. Non credo che la faremo oggi, però vorrei tornare per il venerdì da paura e magari includiamo anche l'esperienza di Breakage, e quindi ve la racconterò meglio in un altro video. Prossima tappa del nostro tour, il Saloon, dove proveremo non uno ma ben tre prodotti esclusivi per questo periodo. Menù del Saloon. Abbiamo tortelli di Halloween, che sarebbero semplicemente dei tortelli di zucca con l'impasto simpatico colorato tema ci Halloween, sta. Ci sta. Poi abbiamo la pizza, che finalmente siamo riusciti ad avere l'impasto nero per la pizza, giustamente, quello che voleva anche Efrem. Quindi abbiamo pizza con impasto nero, crema di zucca, gorgonzola, pancetta arrotolata composta di cipolla a formare un po' quel sangue che sì, è molto sta. Molto bello da vedere. E per finire, in bellezza, dessert, cheesecake alla menta. Vediamo. Sono particolari. Beh, se promuovi i tortelli te, vuol dire che sono veramente buoni. Allora, posso dire la verità? Mm? Sento molto 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 poco la zucca. Devi assaggiare. Prova. Non cambia uno l'altro, no. Cioè tutti uguali, no? No, si sente. Sì. Il dolce della zucca, si sente. Allora, diciamo che probabilmente io, essendo di Parma e comunque dell'Emilia, sono abituato a dei tortelli. Hai delle pretese un po' alte. Cioè, ho un'idea di tortello di zucca, sai, morbido, con la zucca che ti si scioglie in bocca. Giustamente qua loro devono servire un miliardo di persone, quindi non è che possono mettersi a fare i tortelli a mano ogni giorno. Però nel complesso non sono male, sono un po' duretti. Vabbè, posso dire ci sta, secondo me è un ottimo primo. È pesante, è bello da vedere. Bello, sto coprendo la bella l'inquadratura. Ops, scusate. In particolare è pesante, esatto. Però ha un gusto delicato, non è un gusto che... Sì, però... No, sì, bella bella tosta. È rimasta solo la cheesecake, il dolcino per concludere il nostro pasto. E in realtà io non è che sono proprio un fan delle cheesecake, quindi non è che abbia chissà quali aspettative. Tra l'altro questa è particolare perché è alla menta, una cheesecake alla menta. Quindi sono curioso di assaggiarla, ma non ho per niente aspettative alte. Te invece sì. Io sì. Andiamo. Madonna. Non sa un sacco di menta. Beh, è il topping, eh. E la menta si sente subito istantaneamente, perché ti arriva subito il topping. Sì, sì. Poi dopo c'è il cremoso del cheesecake. A me piace tantissimo.
Non so se la lascio a Mitch. La vuoi? Che lui è un fan della menta. Ok, è arrivato il momento di assaggiarla. È buonissima. È una sorpresa in bocca questa cheesecake. Sì, assolutamente promossa, non l'avrei mai detto. È il dolce perfetto per concludere il pasto, buono. E questa era l'ultima portata pesante del nostro tour. Nonostante fossimo mega pieni, anche qui al saloon era tutto molto buono. E considerando quel che abbiamo mangiato, come voto darei un 8,5. Io credo di essere arrivato, Cioè, non ho mai mangiato così tanto in vita mia. Per 2 settimane. Io sì, guarda, ma anche per tutto il mese, penso. Allora, il cibo è molto buono. Parlavamo prima anche con Jack, che comunque Gardaland negli ultimi anni ha alzato tanto l'asticella per quanto riguarda il food, ed è un'ottima cosa. Finora tutto quello che abbiamo mangiato era tutto buono, cioè non c'è stato nulla che ci ha fatto dire no, questo. E poi comunque abbiamo mangiato una cosa dietro l'altra, quindi sì, esatto, quindi siamo pieni, stiamo morendo, però riusciamo ad ammettere che è tutto molto buono. Sì. Un'altra proposta food per il vostro pranzo qui a Gardaland o la vostra cena, lo trovate al ristorante Aladino. Sono gnocchetti neri con crema di gorgonzola e radicchio. Piatto che in realtà non fa tanto per me. Tra l'altro non potremo neanche provarlo perché l'Aladino al momento è chiuso. Però sappiate che tra il food di Halloween qui a Gardaland ci sono anche loro. E qui in piazza Jumanji ci sono anche i food truck con altro cibo a tema che potete provare durante il periodo di Halloween. Qui come gli altri anni ci sono delle tombe che sono in realtà degli easter egg. Si riferiscono a persone reali che lavorano qui a Gardaland o che hanno lavorato qui a Gardaland. E questa è una roba molto figa, è un bel easter egg. Una delle cose a cui punto in futuro è avere la mia tomba personale qui a Gardaland. Altro nuovo panino per il periodo di Halloween lo trovate qui all'hamburgeria vicino Kung Fu Panda. È un panino super simpatico e scenografico. Pollo panato, insalata, pomodoro e senape al miele, quindi è una combo molto interessante di sapori. Purtroppo è chiuso, quindi non possiamo provarlo. Purtroppo, per fortuna, perché io sto scoppiando. Però per l'autunno di Gardaland c'è anche questo nuovo panino. E adesso, per concludere il nostro tour, è l'ora della merenda. E ai chioschi Ramses non prenderemo uno dei coloratissimi biscotti, ma mele caramellate. Bellissime mele caramellate. Le mele caramellate sono sempre la bomba. Qui a Disneyland l'ha assaggiata, una simile a questa. Ma è stata una delusione. Quella di Disneyland sì, vediamo questa. Questa dovrebbe essere buona, dai, non sembra malissimo. È molto carina da vedere. Questa sì, è la classica mela caramellata. Bella da vedere, ma io preferisco questa scenograficamente. Io assaggerei da questo. Sai che sono in difficoltà. È difficile. Si capisce come mangiarla. No, no, non è bene che puoi mettere il caramello. Ho mangiato un pezzettino così di mela. Però è buona, forte. Sì, giusto. Solo cioccolato. Non so com'era quella di Disneyland, ma secondo me questa è più buona. È più buona. A parte che questa non si distrugge. Ed è più buona. Eccoci, siamo arrivati nella zona che più amo al parco, ma che purtroppo al momento è praticamente inutile, se non per il fatto che c'è il Kobo Burger, la locanda del Corsolo Nero e lo show, che tra l'altro è cambiato per il periodo di Halloween. C'è un nuovo show che si chiama Il Lamento degli Abissi, però oggi non potremo vederlo. Purtroppo i corsari sono chiusi, riapriranno l'anno prossimo e fa male essere qui senza poter fare i corsari. Ecco, ha pure ricominciato a piovere, proprio mood malinconico al massimo. Chissà cosa sta succedendo lì sotto. Non voglio dar giudizi affrettati, aspettiamo l'anno prossimo per poter giudicare effettivamente quello che stanno realizzando. Intanto sono contento di essere comunque qui. È sempre bello mettere piede in quest'area. Bene, e dopo il momento nostalgia nel villaggio dei corsari, è il momento di spostarci ancora per andare a vedere un'altra novità. Un nuovo show che è disponibile al parco solo per questo periodo. Adesso stiamo andando verso il Gardaland Theater per vedere il nuovo show speciale di questo periodo. È a tema Egitto, credo che si chiami Anubis, e comunque ha a che fare con la maledizione del dio Anubi, appunto. C'è un'atmosfera incredibile qui al Gardaland Theater. Mi piace un sacco come sono soffuse le luci, questo giallino, il fatto che ci sia il video mapping attorno, quindi dà quell'idea di theming egizio. Wow, molto bello. Allora, eccoci qui, appena usciti dal teatro abbiamo visto il nuovo show Anubis. Posso dire che ha una bella storyline, scorre molto bene, i numeri sono belli. Il rischio di show del genere è che, se come noi avete mangiato tanto, possa venirvi la biocco e quindi non riuscite a godervelo bene perché vi viene da dormire. Però non è questo il caso, perché lo spettacolo, ripeto, scorre molto bene. Performer bravi, sono belle le canzoni, molto belle. Sì, per me è promosso, vi consiglio di vederlo se venite qui a Gardaland in questo periodo. Io ho un debole per tre cose: i pirati, la mitologia greca e l'antico Egitto. Ok.
A questo punto la nostra giornata stava per concludersi, ma proprio quando siamo arrivati alla fine, il meteo ci ha fatto una sorpresa. Stiamo per uscire ed è uscito il sole. È stato il modo migliore per concludere questa giornata pienissima di sorprese e di cibo buonissimo. E a proposito di cibo, qual è stato secondo me il piatto vincitore di oggi? Beh, senza alcun dubbio, la focaccia spettrale, con un mix di sapori autunnali che vi esplode in bocca. Ma come avete visto, è pienissimo di cose buone da mangiare, e non riuscirei a consigliarvi un solo piatto. Adesso, purtroppo, è arrivato il momento di salutare Gardaland. Bene, e arrivati a questo punto, da Fantasy Kingdom può concludersi questo video. È un format che onestamente non avevo mai sperimentato, perché sono pezzo la peggior forchetta esistente al mondo, quindi non ero abituato a questo tipo di cose. È stato comunque bello farlo, provare questa esperienza, e abbiamo avuto un'ottima mano oggi a completare il cibo che abbiamo provato, anche se non abbiamo provato tutto. Pieno, certo. Comunque è stato molto bello. Gardaland, secondo noi, ha alzato tanto l'asticella per quanto riguarda il food, quindi è una cosa positiva. Il cibo che abbiamo provato era tutto buono, non c'è stato nulla che ci ha fatto dire non lo prenderei, quindi Gardaland ok. Credo che sia uno dei parchi con più scelta per quanto riguarda il food a tema Halloween, quindi sì, siamo soddisfatti, siamo pieni ma soddisfatti, sì. Ok, ottimo lavoro. Non abbiamo provato ovviamente le novità per quanto riguarda attrazioni, non abbiamo provato Wreckage, che è il nuovo tunnel horror di Gardaland. Lo proveremo comunque settimana prossima al venerdì da paura, quindi torneremo al parco e vedrete poi tutto in un altro video. E basta. Ciao.